A 3 anni dalla scomparsa del caro ed indimenticabile contratto aziendale, si legge nei tanti manifesti affissi in diverse strade di Chieti, il ricordo dei lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico locale, la Panoramica. Che significa che i lavoratori della Panoramica, usiamo una metafora adeguata, sono arrivati al capolinea? Sì, sono arrivati al capolinea perché comunque a 3 anni dalla scomparsa del caro contratto aziendale. Ci ritroviamo tuttora ad oggi a chiedere spiegazioni a qualcuno che purtroppo non ci ascolta. Comunque ci ritroviamo ad avere una busta paga da 3 anni a questa parte di circa 300-350 euro in meno al mese. E questo è un danno che, a parte nelle mensilità che ci ritroviamo, perché le difficoltà nella vita quotidiana sono tante, ma purtroppo se si fa una previsione in futuro ci ritroviamo con un ragazzo come me che ha di fronte un'attività lavorativa di ancora 20 anni, si ritrova ad avere un fattore di 80-100 mila euro in meno. Parliamo di trattamenti fine rapporto e sulla pensione soprattutto. Si legge anche nel manifesto mortuario i tempi di percorrenza insufficienti e noi abbiamo provato con mano che insomma l'autobus cammina, ma forse anche le strade sono inadeguate. Strade inadeguate, a parte quello che comunque sono anni che lamentiamo questo problema, anche perché il fattore delle strade rallenta tanto, ma soprattutto il tempo di percorrenza che è insufficiente. Calcolate che questi tempi di percorrenza sono tempi di percorrenza che hanno un'età superiore a 20 anni, 25 anni, 30 anni anche. E quindi se noi guardiamo la città a 360 gradi, ci sono linee come la linea 3 barra, la linea 3, che hanno tempi di percorrenza di 25-30 minuti che secondo me neanche con una vettura normale si riesce a coprire. Abbiamo preso qualche buca, eh? Tante buche. Voi calcolate che noi tutti i giorni ci ritroviamo a prendere queste buche e c'è anche il fattore fisico che ne risente, perché se parliamo di un lavoro usurante, che anche lì qualcuno riesce a smentire dicendo vabbè, ma state seduti, ma non è così.